A parte le cacchiate, devo noi proseguiamo perché comunque tutto finito. Fino alle 5 ho detto che ci sarà la live, quindi cosa facciamo? Ce ne priviamo? Allora, usciamo dalla porta, buonanotte, dalla finestra. Queste transizioni molto fighe di un po' di tempo mentre Genkir in traccia fine. Ok. Controlliamo l'app. Dai zitto, Miles. Vediamo se abbiamo dei potenziamenti molto belli. Allora. Non posso potenziare una mazza, vero? Ci mancherebbe altro. Picchetto. Vediamo qua cosa c'è. Dopo un attacco veloce andato a segno, l'energia residua visibile e può essere assorbita per... Questo è molto buono. Molto molto buono, direi. Allora. Cos'è questo? Quando elimino un nemico con un attacco di Venom, il colpo finale non consuma occultamento. Non male questo, eh. Vediamo questo qui però. Per sapere lanciare le armi bioelettriche esploderà subito. Senza ripensamento. Allora, apriamo la mappa e vediamo un po'. Allora, andiamo. Io andrei a prendere un attimino la capsula del tempo. Ma buonasera e grazie mille per il follow, Raffi. E mi fa piacere comunque che anche tu sei un po' come noi fan di Spider-Man, ci sta. Stiamo giocando, come puoi vedere, il capitolo dedicato a Miles Morales, che ricordo ancora una volta è lo spin-off di Spider-Man e non il seguito, che molti si sbagliano. Taci Jonah, porca Eva, sto parlando. E che cavolo. E beh, comunque benvenuto nella nostra piccola ma solida, più o meno, community. La lungamente annunciata tempesta del secolo. E una bufera vera e dato che sei appunto nuovo del canale, e voglio ricordare agli altri che abbiamo attivato la funzione dei comandi facendo appunto punto esclamativo comandi, che vi escono tutti i comandi disponibili sul nostro canale, dove potete trovare anche il nostro canale YouTube, stavolta tra Spider-Man e Tinkerer, dove portiamo contenuti di vario genere. Prima che la situazione precipitasse, la posizione attuale di entrambi i furfanti mascherati resta ignota, ma la questione è passata in secondo piano. Prendiamo notizia questa. Che la Roxxon si è offerta di sobbarcarsi i costi del restauro della chiesa, nonostante non sia responsabile sì. dei danni. Può essere, Raffi, perché diciamo che mi ha avvertito la buona vecchia team che stanno facendo dei lavori, quindi può capitare che ci siano dei piccoli sbalzi di connessione, almeno spero che si muovano a risolverli, perché sta cosa mi fa un attimino girare le balotas, sono onesto. Dove l'hanno messo? Scusate. Trovata. Abbiamo abbastanza punti attività da comprarci il gadgettino, quello tutto bello e figo. Manco per idea, immagino. Infatti ti pareva. Dov'è l'altra? Qui c'è una scatola componenti che per il momento non ci serve. Allora, sciacalli, andiamo qua. C'è stata una rapina alla bodega di Theo. Spero di poter aiutare. Allora. Sì, io ti dirò. Ci hanno appunto chiamato quelli della team avvertendoci della situazione. Infatti una volta, se non erro martedì, mentre stavo facendo live, è esplosa letteralmente la connessione ed è andato tutto a, diciamo, donne di facili costumi, ecco. Per fortuna che Twitch ha la funzione di salvare le live, perché veramente sarebbe stato traumatico. Dove ti sei?
Sono qui. Cosa? Non tu, il mio gatto, che si chiama come il vero Spider-Man. Comunque, dei bastardi mi hanno rapinato. E devono aver preso anche lui. È terribile. Hai visto dove sono andati? Li ho sentiti parlare della soluzione elettrica. Beh, noi elettrica. Ti dirò, abbiamo fatto la... come si dice? L'allerta, se non sbaglio, giovedì scorso. E lunedì hanno chiamato avvertendo di questo fatto, quindi... E da un bel po' di giorni, più di una settimana ormai. Vieni qui, dai. Meglio chiamare Genki quando arrivo lì. Però cioè, cosa ci faranno quei tizi in una centrale elettrica? Non ne ho la più pallida idea, Spider-Man, di cosa ci fanno quei tizi in una centrale elettrica. Entro da lì. Genki, mi serve aiuto. Dei ceffi hanno rapinato Teo e sono corsi alla centrale elettrica più vicina. Strano, hai stuzzicato la mia curiosità. Ti seguo dalla diretta video. Oh. Da dov'è che si va? Lì c'è il muro. C'è tutto lo spazietto aperto, tutto quello bello. No, sono possiamo. Spider-Man, sei qui? Cosa sta dicendo Miles? Aha! Aspettate, ce la facciamo a passaggio? Ok, perfetto. E vabbè, chi l'aveva visto il passaggio lì in mezzo poi? Sparano ai trasformatori. Ok. Quante stazioni dobbiamo sfasciare? Ti sembra un elettricista? Venga qua. Devo essere più veloce. Passa la cresta, dai retta. L'isolato dovrebbe restare al buio, giusto? Credo di sì. E se mettiamo era un topo. Questa città è una folla. Venga, venga. Era ma è la mia. Bravi, bravissimi. Addio. Ne mancano due, giusto? Venga, venga. Venga lei intanto che la faccio la faccio fuori. Siete voi quelli che hanno rapinato Teo? Dov'è Spider-Man? Dov'è Spider-Man? E così siamo fatti. Non posso farcela da solo. Chi te l'ha detto che non posso farcela da solo? Scusami. La carica della centrale è al 64%. Cerca un sistema di backup. Mamma mia. Non so perché, ma... Ottima idea quella degli impianti di backup. Ecco fatto. No, io guardo e basta. Devo trovare il gatto di Teo. Il gatto di Teo. Ah! Spider-Man. Ah, pensavo fosse un eufemismo, invece è veramente un gatto. Spider-Man si è infilato in quel condotto. Ma... Oh oh. Ce l'ho fatta. Sto arrivando, Spider-Man. Resisti. Quanto può essere triste una persona che chiama un gatto Spider-Man? Però vabbè. Chi sono io per giudicare, no? Allora. Spider-Man, fermo! Non ci credo mai nella vita, ma perché? Un gatto di nome Spider-Man. Credo di sapere cosa vogliono quei tizi. C'è una banca lì vicino, zero corrente uguale zero sicurezza. Quindi ripristinando l'elettricità sventeremo una rapina. Fermiamo il crimine prima che avvenga. Eh beh. Il mondo dove due eroi prevedono il futuro è nelle loro mani. va bene, concentriamoci. Perché Genki dice delle... Perché? Ok, chi ha mandato quei Spider-Man? Derek? Scommetto che è stato Derek! Dacci dentro! Mamma mia! Ma no, ma ha sparato al suo amico, ma poraccio! Gli ho chiuso anche la porta in faccia, tra l'altro. Se
fritto, ragazzo! Ti sistemo! È tuo questo? Poraccio! Vabbè, ok. Credi siano stati ingaggiati da qualcuno. Ma da chi? Cosa? Ok, l'energia è a zero. Capito. Vediamo, luci di emergenza. Ok, carica gli altri sistemi di backup per riattivare la corrente. Ok. Per un attimo ammetto di aver avuto una un leggero colpo al cuore. Non c'è da fare nulla qui, immagino. Vabbè. Vabbè. Però è dato positivo che oggi la connessione sta andando da Dio. Cioè almeno è verde il pallino su OBS. Quindi immagino... Hai le luci di emergenza. Non le avevi tu. Potrebbe essere un operaio della centrale. Scusi, salve. Chi vi manda? Qualcuno che conosco? E ora scrivami questo! Ma da dove spuntate voi? Pronto a colpire! Olè! Listo! Che bello il potenziamento nuovo! Sconfitti tutti? Cerchiamo gli impianti di backup. Eccolo qua. Ok, muoviamoci. Devo trovare il generatore principale e farlo funzionare. Grazie mille comunque del del triplo follow in questo caso. Allora, andiamo qua. Questi tizi continuano a parlare del loro capo. Chi può essere? Non saprei. Rapinare banche va di moda. Beh, era giusto chiedere. Ecco l'interruttore principale. Devo sbarazzarmi di questi tizi e scoprire come è giusto. Oh, che stress, ancora. Altro bel colpo e ho chiuso. Sveglia, gente. Ma perché deve fare sempre così freddo? Da tanto che non sia Spider-Man a darci la caccia. Perché pensi subito a lui? Il capo lo deve. Immagino che il sentimento sia ricambiato. Sogni d'oro. Noi dobbiamo finire il lavoro. Allora, sono in due. Chiunque abbia pianificato il colpo non sembra un grande fan di Spider-Man. Sarà l'altro ragno. Io non ho così tanti nemici. Per ora. Quanto ottimismo, amico. Beh, però Genki non ha tutti i torti. Ops. E va al tappeto. Allora, sono 1, 2, 3, 4... Ho sentito quel cavolo. Sto per farmela addosso. Lasciamo stare. All'attacco. Vabbè, ok. Non dovevi mischiarti, teppistello. Quali parole però me lo stai dicendo? Usiamolo. Ah, no. Lo stand che può tornare utile. Stato normale. Ok, qui sopra non c'è niente. Abbiamo evocato lo stand per nulla. Attiviamo il tutto. Non arriva corrente. Serve un generatore. Ma serio? Ma serio a me? Eccolo qui. Ma seriamente? Il generatore è acceso, ma temo non sia collegato. Oh no. Va, ma ti pareva? Collegamento ok. È tutto ok? Ok, è sì. Collegata. Ok, tiriamo ok. L'interruttore. E luce. Tira giù. Ma se... tutto bene, micio. Ma... Spider-Man. Ma non puoi prenderlo! Qui stiamo cercando di fare amicizia se non l'avessi capito!
Stavolta non riuscirò. No. Ho realizzato il colpo. Consegnatemi il gatto e vi lascerò andare, d'accordo? Scordato. Usiamo lo stand. Addosso. Mamma mia. Dov'è volato lo stand? Non scherzo, voglio il nome del vostro capo. Oppure lo scoprirò da solo. Credi di farci paura? È 10 volte peggio di te. Di che pasta sei fatto. Non ho idea di chi possa essere questo fantomatico capo. Levati dalle scale. Non è possibile che il vostro capo sia peggio. Vi ho demoliti. Tu non uccidi i nemici. Il capo invece sì. Vabbè. Comunque vorrei un attimo soffermarmi sulla difficoltà che hanno questi nemici rispetto a quelli della Roxxon, che sono veramente 6 anni luce più. Datemi una mano. Op, op. Ti distruggo. Ah! Pure io ti distruggo. Direi che ti ho distrutto. Forza, sì. Coraggio. Andiamocene, Spider. Ma che bellino il gattin. Ma che bello. Meow. Ma perché? Vabbè. Fatto? Ehi, coso. Corrente ripristinata, rapina sventata, gatto Spider-Man salvato. Gatto Spider-Man. Ma perché? Accedo all'app SMQ e pubblico un post su questi tizi. Forse ci aiuterà a scoprire chi abbiamo di fronte. A dopo. Sarà probabilmente uno dei tanti cattivi di Spider-Man. Che succede? Salve. Ehi, Teo. Ho una sorpresa per te. Ma sì? Che cos'è? Che succede, Raffi? Che succede? Spider-Man! Sei andato all'avventura! Mamma mia! Oh, papà era molto in pensiero. Sì, per colpa tua. Oh sì, per te. Ottimo lavoro, Spider-Man. Eh beh, hai fatto benissimo. Grazie. Sì. Certo. Ehi, hai voglio palpare il gatto. Guarda che carino. Sto seguendo due problemi bello, che bello essere gattino. Collegati. Vabbè. Rapine nelle vie commerciali di Harlem e uno strano trambusto al Fist Nord. Appena so qualcosa ti scrivo sull'app. Perfetto. Grazie. E vabbè, che sarà mai, su. Si butti! Ehi, ho trovato la base di Fendi. È al Museo della Scienza Oscar. Chiuso per restauro. Che forse è morbido. Il nostro convertitore di energia, primo premio al concorso di scienze delle medie. Vuole usarlo per destabilizzare il Nuform e far saltare in aria il Roxxon Plaza. Wow. Sembra che l'abbia scelto per vendicarsi di te. Può darsi. Grazie, Genki. È il mio lavoro. A proposito, devo aiutare tua madre con l'evacuazione. A dopo. Ok. Museo della Scienza Oscar. Dai, dai, dove dobbiamo andare? Conto delle conseguenze. Dove dobbiamo andare? Su. E se non vorrà ascoltarmi, prenderò il Nuform. Lo distruggerò se devo. Ma che bravo Spider-Man di quartiere. Io alla fine, nel dubbio, Raffi, se vuoi un consiglio mi butterei. Poi come va, va. Tanto non... Guardala così, al massimo non ci perdi nulla. Andiamo, Finn. Sono Finn. Sì, Spider-Man, grazie per averci ridato. Sono Miles. So che in questo momento sono l'ultima persona con cui vuoi parlare, ma devi ascoltarmi. Krieger ha modificato le specifiche del reattore. Se inserite del Nuform instabile... Il messaggio ha superato i limiti di lunghezza impostati. Riagganciare... Mandagli un WhatsApp, Miles. La richiamo più tardi. Ma... magari... Ehi, Spider-Man, felice annuca. Aia. Che figura barbina. Per non dire che figuraccio.
Allora, ultimissime dal mondo del crimine. Traffico d'armi nelle vicinanze. Io direi, ragazzi, di fare quest'ultima missione. Poi noi ci salutiamo. Ma che cazzo? Vabbè. Mi dispiace. No, che bastardo. Lo zio. Che infame. E beh, la stessa cosa di una normale, alla fine, dai. Dove siamo? Mamma mia. Non posso farti uscire. Ecco, ti pareva che lo zio non ci tradiva. Sto infame. Tornerai Spider-Man quando sarà tutto finito. E intanto mi nascondo qui. Non sarò Spider-Man solo quando ci vogliamo del video intanto per abbeverarci. No, devi restare vivo. Ho cercato di dirtelo, ma tu non ascolti. Se ci tieni tanto a proteggermi, perché mi hai venduto a Krieger? Io non ti ho venduto. Certo. Sul serio, Krieger non doveva catturarti. Ha infranto l'accordo. È così che volevi farti perdonare dalla nostra famiglia? Io ti ho salvato. Mi hai chiuso in una cella. Per proteggerti. Ed è così che mi proteggi. Dannazione, non voglio perdere anche te. Beh, almeno gli vuole bene. Vabbè, e io non lascerò morire degli innocenti solo per salvarmi la pelle. Mi hai sottovalutato. Oh, la madò, addirittura. Ecco, questo è un problema. Wow! Abbastanza importante, direi. Non posso restare a guardare. Aia! Allora, sono... sono pur sempre tuo nipote, mi scusi. Disattivarlo. Non lo fai affatto per proteggere me. Sei tu ad avere paura. Ecco, il problema della distanza è un... aia, un bel problema, ecco. È un bel problema, diciamo... è il mio dovere proteggere questa città. E tu quando capirai che da morto non potresti aiutare nessuno? Serio. Non posso aspettare ogni mosso. Non capisci? Sono l'unico che cerca di salvarti. A me interessa salvare gli altri. Parole dure di un uomo duro. Perché questi artigli mi ricordano vagamente Pantera Nera? Ma vagamente? Io devo provarci! Wow! Un fame maledetto! Dov'è? Mi ha insegnato a mettere gli altri al primo posto. Dov'è andato? Mamma mia. Bello comunque sto combattimento. Doggo mangia doggo. Hanno i poteri. Diciamo che hanno i poteri. Hanno i poteri più o meno simili. Anche se, oddio, credo che lo zio più che altro sia il costume che glielo permette di fare tutte ste cose belle. Vedi un nemico che non puoi battere. Sai che mi ricordi? Non nominarlo. Vuoi abbandonare tua madre anche tu? Non rinuncio. Tecnica di moltiplicazione del corpo. Wow, io... sorry. Continui anche a imitare Spider-Man. Io voglio essere all'altezza di ciò che si aspettano da me. Mamma mia. Credo. Credo che questo. Quello di prima sia quello. Sì, però. Non avresti mai. Scusi, lei usa.
Le usa i trucchi. Mi scusi, li uso anch'io a sto punto. Dove è andato? È sparito, è scappato. No, cioè, no, però maestro sì. Mamma mia. Devo fare il mio dovere, proprio come te. Wow. Sì, sì, indubbiamente lanciargli addosso. Aia, maledetto. Lascia che siano altri a rischiare la loro vita per le cose non è ma. Oh, hai rotto le balle però, eh. Maledetto. Mettiti il cuore in pace. Forza, fai un passo falso. Facciamo fuori. Sono fortissimo, lo stesso. No, non è vero. Ragazzi, sapete cosa regalarmi per Natale? Voglio il costume dello zio di Miles, io. Ma con lui è un po' più difficile perché... evocando anche i cloni, cercare di lanciargli addosso la roba se lui si mimetizza, anzi, ma noi siamo. Più che altro che mimetizza, sparisce dall'obiettivo, sono cavoli. Famiglia, questo non ti ha impedito di mentirmi, manipolarmi, ostacolarmi. Essere uno di famiglia non basta. Non deve finire così. Mamma mia. Tu e io che ci odiamo. Beh ragazzi, siete in cinque, fate una colletta. E tuo padre. Non voglio che si ripeta. Neanche. Oddio, altro che colletta. Dovete anche forse fare cose un po' più, non diciamo, cattive, però. Chi ha bisogno di me? Lasciamo perdere. Devo essere meglio di così. In effetti. Ok. Bianchi, mio zio mi ha appena rapito. Mi ha rinchiuso. Cosa? Almeno stai bene. L'ho affrontato. Poi gli ho detto che non voglio più vederlo. Mai più. Ma povero zio. È vero. Essere stato facile. Non avevo scelta. Vado al museo della scienza. È un po' problematico in effetti come certo. Cosa. Buona fortuna, Spider. Ma comunque tranquillo, Raffi, che non sei l'unico, fidati. Pure io la situazione non è molto, diciamo, bella, ecco. Poi questa cosa del Covid, ha voglia. Oh miseria. Beh, ragazzi, che dite? Lo finiamo allora? Il museo era in ristrutturazione. Dato che ci siamo, Finn deve essere lì. Spero di riuscire a vedere l'esplosione. Sta per cambiare tutto. Allora, ho poche mine di prossimità, il che non è una roba bella. Ok, fuori. Diciamo ragazzi, comunque, allora, attualmente ti dirò, Raffi, di costumi sbloccati non ne ho, perché non ne ho tantissimi, a parte questo qui principale che c'è all'inizio e questa cosa che mi vorrei dire definirlo in un altro modo. No, non mi sono, diciamo, limitato a sbloccarne altri, sinceramente. Anche perché ho voluto tenere questo per finire appunto il walkthrough barra le live. Allora.
Aspetta, quale dici? Costume. Aspetta, seconda fi. Questo? Questo qui molto gagliardo. Che tra l'altro è anche abbastanza carino. A regola. Vediamo. Ok, sì, questo. Vabbè, dai. Concludiamo Spider-Man con questo. Dai, giusto per fare contento Raffi. Intanto dobbiamo far fuori quegli infami là, che hanno i fucili e sinceramente sono un bel problemino. Allora, no. No. Allora. Pa 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 pa. Salve. Buongiorno. Ciao. Fuori uno. Salve. Yo. Beh, in effetti, dai, aggiungendoci anche il fatto che diventi invisibile, sì. Allora, dove stanno gli altri? C'è qualcuno qui sotto? No. Però dato che io non mi sento sicuro di questi che mi ispirano gran poco. Guarda che c'è uno là con il coso. Guardalo là, l'infame con il cecchino, guardalo. Stofetent. Dov'è? Corriamo, corriamo. Sarebbe stato bellino che c'era il gatto nello zaino. Sarebbe stata una chicchetta carina. Dov'è? Dov'è il tizio quello? Lì. Là ci stanno dei tizi. Rio Morales, eccolo là che lo cito. La scidano ancora la mamma di Miles. Allora, stanno là. Permesso? Ciao amichetto! Aspettiamo un attimo che si ricarichi l'occultamento. E beh, elegante per una fine di gioco, elegante, direi, eh. No? Questi credevano di beccarmi, illusi. Dov'è il tizio qua sotto? Fatto fuori. Sono tanti però, mamma mia, sono veramente tanti. Eccolo là, l'infame. Eccolo là, l'infame con il fucile da cecchino. Salve. Allora, c'è quell'altro là. Oppla. Salve. Ma no, perché? Beh, però posso capire in effetti, eh. Opala. Dai, Nani. Mamma mia, quanto danno che fanno. Addio. Comunque, cavolo, sono tanti, non si buggy, Miles, grazie. Allora, ce ne stanno uno lì, che mi sa che fa una finaccia, riesco a prenderlo.
Vabbè, volevo fargli l'eliminazione, ma evidentemente il gioco non mi ha dato ragione. Wow. Poraccio. Mi odio quando faccio così. E vabbè, ti è andato di traverso l'acqua, mai. Olè. Aia. Salta su, grazie mille. Gentilissimo, salve. Ho un appuntamento elegante, signori. Potete evitare di rompere le scale. Come dicevo in un vecchio film, spuntano letteralmente dalle fottute pareti questi. Dove stanno? E poi è anche un casino. E beh, direi che è la mossa segreta di ogni uomo alfa. Ah! Poraccio. Nana! Te! Sono finiti? Ok. Vediamo come è organizzata la loro. Bene, bene. C'è il Miles, c'è il fulmine qua, mi sa che eccoli. Sono sotto chiave in quei chioschi senza corrente. La fonte di energia. Hai capito cosa hanno creato questi? Hai capito che hanno fatto questi sti infami? Allora, dove sta? Ah no, non posso non posso interagirci. Posizione sbagliata. Giriamo di nuovo. Credo che dobbiamo girare di nuovo questo. Sì, dovrebbe andare. Ok. Devo collegarla ai chioschi. Allora. Ah, il chiosco, che mo dove cacchiarò. No? Perché non ci arriva? Oh, miseria. Non ci arriva per via di questo posto, che bello. Che gioia. Allora. Perché non ti appigli, dai, ma mi stai prendendo in giro. Vediamo un attimo però se ce n'è un altro, perché sicuro ce n'è un altro come l'ho. Ecco, infatti, guarda là. Guarda là, ma ti pare che ce ne sia un altro? Ma ti pare? Ok, questi sono collegati. Ok, adesso manca da collegare. Cos'è questa, la telecamera? Allora. Ecco qua. Aha! Andata. Sì. Però ne devo collegare un altro. Perché mi fai l'animazione adesso? Porca Eva. Pure tu. E dai. Funzionerà di certo. E certo che funzionerà.
E certo che funzionerà. Ok. E siamo a uno. Perfetto. Forse anche due. Allora. Funziona. Ancora un paio. Allora. Uno. Due. Sì. Dov'è il portone qua però? Ah no, non c'è qua. Dov'è? Dov'è? Facci vedere. Ah, eccolo qua. Siamo arrivati, ragazzi, effettivamente alla battuta finale. Mi diceva qualcuno. Sta là, ok. Allora, dov'è il gancino? Dove l'hanno messo qua? No, qui non c'è una mazza. Dovrebbe essere. Forse lo devo. No. Vediamo un poco. Aha. Aspettate. Ecco dov'è. Ok. Sì, non l'avevo visto che era praticamente veramente imboscato dietro a una zona molto brutta. Fico. Ora andiamo a rompergli i giocattoli. Sì, andiamo a rompergli i giocattoli. Sorry. Buongiorno. Salve. Siamo ritornati in una zona. Finn! Molto sei brutta. Qui? Era in fondo a quella sala. Oh, oggettino. Mio. Prendi. Di sopra. Finn, andiamo. Siamo giunti, ragazzi. La questione, io e te. Beh, tanta roba. Noi purtroppo molti meno. Devo seguire il corridoio. Però diciamo che ci rifasciamo basta. Trova Finn. Allora. Eccolo là. Non so perché, ma credo sarà una trappola, ma ok. Permesso. Avanti, lumaca. Arriviamo ai momenti voglio passati. Voglio vedere il nostro progetto. Prima di diventare vecchia. Arrivo. Ehi, dove ci hanno beh, messo? Mica con la mappa male. Del museo nel telefono. Il nostro progetto è in una temporanea all'ultimo piano. Voglio vedere i nostri nomi sulle etichette. Comunque sono contento che OBS oggi mi dia tutto verde per ben due ore di live. Tutto verde della linea. Sono contento. Che dobbiamo fare? Questo modello combina le forme di un sottomarino con la resistenza dei veicoli subacquei a guida automatica.
Il prototipo Oscorp potrebbe aprire. Non sarebbe male averne uno per noi. Ma io non mi fiderei molto dei prototipi Oscorp, sinceramente. Però la Terra è più grande di quanto pensi. Il 95% dei mari sono inesplorati. Essi rappresentano la nuova frontiera dell'abitazione umana. È strano, ma sappiamo ancora poco del nostro pianeta. Grazie agli sconti per gli utenti. Che ne pensi, Giorgia? È meravigliosa. Guarda il costume. Questo è uno scafandro progettato. Sì, in effetti, come dice mio collega, purtroppo è quello il motivo. Oggi queste protezioni vengono usate da sommozzatori, scienziati ed esploratori. Secondo te posso provarla? Cosa no? Darei per vederti in giro con quella tutina? Non sarà peggio delle scarpe che avevi al ballo di Pirate. Grazie mille, sì, grazie mille, all'ora dell'host. Avevi i tacchi più alti dei miei. Tanta roba questa cosa. Comunque ho attivato gli alert da Streamlabs, ma evidentemente oggi non ne vogliono sapere. Ecco l'ascensore. Brutta roba. Temporanea al piano di sopra. Ma prima curiosiamo in giro. Oh, che palle, ma veramente. No, andiamo là dal puntone giallo. Con quale capello me lo sta dicendo la tizia, però? Salve. Avete i biglietti per la temporanea? No. Oh, credevo che avendo partecipato non avessimo bisogno del biglietto. Invece sì, e sono finiti. Non potete salire. Ecco. Grazie lo stesso. L'enfasi del Ehi, ti attacchi al capo. Quindi come entriamo? I biglietti sono finiti, hai sentito? Sì, ma vedi quella porta? Dietro c'è un corridoio che gira intorno all'ascensore. Perché dobbiamo andare? Non possiamo. Dobbiamo. La mostra finisce domani, è la nostra ultima occasione per vederla. Come mai? Chiusa. No, noi probabilmente finiamo appunto Spider-Man, dato che siamo alle battute finali, tipo. Insomma. Si aprono quando vengono illuminate. E poi stacco anch'io. Ma è troppo lontana. Idea. Infiliamo una superficie riflettente sotto alla porta. Deve riflettere la luce. Qualcosa di mutevole sarebbe l'ideale. Mutevole, cioè che cambia forma? I miei complimenti per la tua proprietà di linguaggio. Smettila. Sì, però sinceramente camminare dopo un po' ogni settimana. Sì. Wow. Lo so. C'è qualcosa per caso qui? Serve un oggetto riflettente. No. Qualcosa che passi sotto alla porta e che possiamo orientare. Vedo una roba arancione gialla, cos'è? C'è un espositore di metallo vicino alla porta. Adesso andiamo. Sono cresciuto. Tra 5 minuti daranno da mangiare i pinguini. Andiamo. Vabbè, non penso comunque, Raffi, che durerà ancora per molto, Posso modificarla con l'app del museo. La live. Questa cosa? Questa roba è pazzesca. È metamateria. Sicuro. Cos'è sta figata? Una banda proibita di fononi. Ci siamo. Prendila. Non farti vedere. Fatto. Andiamo. Non farti vedere con la gente. Scusa. Tranquillo. Ciao Pete. Serve una superficie riflettante. Ciao. Vabbè. Gli strumenti esterni comunicano direttamente con il computer. Ecco dove si sono conosciuti. Dove sto andando anch'io. Ah, ecco. Eccola. Abbiamo avuto un piccolo cameo di... No, no, sfortunatamente / fortunatamente no. Diciamo che ho letto Matrimoniale da quando sono piccolo, insomma, quindi... È stata una Dove è andata? Phil, dove cazzarola sei? Oh mio Dio. Per ingannare il sensore di luminosità. Ok. Comunque no, sono single da una vita, insomma. C'era qualcosa sull'energia solare vicino alla porta chiusa. Dobbiamo parlare con il professor Rock? Serio? Quel ragazzo ha un vulcano di idee. Serio?
Museo della Scienza Oscorp. Norman non costruisce niente senza farsi pubblicità. L'espositore sull'energia solare dovrebbe avere qualcosa di utile. Appunto, grazie. No, stavo dicendo comunque, no, non sono né sposato né nulla, sono single e diciamo ho il letto matrimoniale da quando sono piccolo, insomma, quindi è stata un'abitudine quella, più che altro. Là? Ok. Sì, però voglio dire, no, è poco notabile questo. Dove dobbiamo andare? Qua sopra. Oh, guarda, pannelli solari. E dietro ruba. Sono anche adesivi. Mi dissocio. Perfetti per una serratura fotosensibile. Possiamo andare adesso, grazie. Permesso. Anzi, non chiediamo permesso stavolta. Penso io alla luce. Dimmi quando l'adesivo è puntato verso il sensore e l'accendo. Non ci guarda nessuno. Facciamo in fretta. Cosa? Mamma mia, ho una paura incredibile. Non ci siamo. Aspetta, la for. Allora, dovrebbe essere così. No? Riproviamo. No? No, aspetta. Potrei perderci le ore su sta cosa io. Ma non lo farò. Ok, forse. Allora. Non è di certo così. Qual è la formula? Più o meno, dai, più o meno, diciamo. Belli sti rebus, molto. Io spero che chi ha inventato sta cosa alla Oscorp gli venga, non dico un colpo, però poco ci manca. Sai che dobbiamo mandare la luce là contro. Come cavolo si fa? Top! Ce l'abbiamo fatta. Sì, ha funzionato. Dai, il progetto ci aspetta. Sì, il progetto è un paio di balle. Cioè, 3 anni per girare sto coso nel modo giusto. È stato incredibile. Mi mancheranno queste pazze avventure con te. Perché lei corricchia? Io devo andare al rallentatore. L'anno prossimo sarei alla Brooklyn Visions. Io no. Guarda che non parto per Marte. Ci vedremo lo stesso. Comunque la prossima volta, ragazzi, mi sa che mi metto la cam. Avrò sempre tempo per noi. A cerchio più che rettangolare, che forse è anche più bellina. Ma però ora basta. Da vedere, ovviamente. Andiamo di sopra. Dai, su. Ehi, Pa. Ehi, Mike. Salve, signor Davis. Ti saluta Finn. Vi state divertendo? Ma che carino. Fate una foto del progetto, mi raccomando. Dai, papà, non è niente di che. Invece è importantissimo. Ok, ok, gli faremo una foto. Ciao, papà. Che bravo che è, Miles. Che bravo bimbo. Ci siamo, il nostro progetto è in fondo. Siamo entrati abusivamente. Altrimenti sarebbe inutile, no? Ma ha bisogno di biomassa. Potrebbero usare un cestino dei rifiuti. Esplora la mostra speciale. Uno dei principali traguardi dell'umanità è il progetto Apollo, che ci ha permesso di sbarcare sulla Luna. Da quei giorni, gli scienziati hanno il sogno di esplorare e Mi fa piacere che il progetto Apollo sia una delle scoperte scientifiche più importanti. Potremmo chiamare così la nostra capsula del tempo. Quante erano le missioni Apollo? 16... 17, credo. Apollo 18. Mi piace. Sì, ma qui è... aspetta, allora... Qui è la mostra che dovrebbe precedere gli eventi di Spider-Man, quello... che è uscito per PS4.
La coltivazione in fluidi con sostanze nutritive, anche detta idroponica, potrebbe... Cioè, questo evento della mostra dovrebbe essere prima degli eventi di Spider-Man. Di Spider-Man, appunto. Una ragazza. Mi piace essere pronto. Sai mai che non mi innamori di un astronauta? Ok. Mi sono un po' rotto le balle di guardare ogni singolo processo qua. Mi piacerebbe vivere in una stazione spaziale. A me no. Soffrendo di vertigini direi di no. Il nostro progetto. Oh, finalmente. Il Tesseract tarocco. Oh, 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 ehi! Non ci posso credere. Due veri e propri scienziati di successo. Non avevamo idea che fosse esposto qui. Serve il biglietto. Come sei entrato? Con il biglietto. E voi, invece? Non importa. Venite qui. Ci vuole una foto. Devi esserci anche tu. Ci hai aiutati a farlo. Ok, ok. Bene, bene, bene. Fatti là. Ma che carini, guarda, foto dei... Alleli! Non lo dirò mai. Mi chiedo dove lo metta il telefono, sinceramente ho paura di dove lo possa mettere. Scusi? Con quanta cattiveria? Finn, devi starmi a sentire. Ho smesso di darti ascolto. Devo dirle del reattore, ma non mi ascolta. Preparati a soffrire. Non deve seguire Tinker. Veramente il mio obiettivo. Sorry, ho sbagliato obiettivo. La telecamera che è appena andata a farsi benedire. Mamma mia, che casino. Vai con lo stand. Anzi, quei due stand. Siamo diventati un personaggio di JoJo. Andiamo. Dai, non ci può. Non ci posso credere, ma quanti sono? Mamma mia. Così. Olè. Comunque questi sparano anche i loro amici, tanto, cioè, proprio che ce... Ma che ce frega? Ma che ce ne importa, Enzo? Avevo evitato il colpo, comunque. Dai, ma davvero? Dove stanno? No, ho sbagliato il comando. Mamma mia. Della Roxxon. Tutte le uscite di Harlem sono bloccate. Dove sei? Vicino a casa tua. Sto cercando un rifugio. Vai alla bodega di Theo. Arrivo subito. Ok, terremo tutti al sicuro. Mamma mia. Devo liberarmene prima di tornare a Harlem. Questa cosa sta iniziando a diventare un po'... un po' stressante, comunque. Ops. Sai cosa? Olè. Sono finito, ce ne sono ancora. Ovviamente ce ne sono ancora. Ma che ti pare? Credo sia morto. C'è quello grosso che dobbiamo sconfiggere, sennò sono cavoli amari. Sei da figli.
fino a È vero che con questi c'è da usare. Ah no, è morto, perfetto. C'è da usare il l'ascelto. Olè. Ma voi dite quanti Spider-Man ci sono? Io dico quanti siete voi. Cioè, siamo i migliori. Ho visto. Mamma mia, quanti sono? Quanti sono? Cioè, ma veramente? Così faccio una brutta fine. Finiti una volta per tutte. Mamma mia, oh. Finiti? Devo tornare ad Harlem subito. Oh. Prima che Finn distrugga il reattore. Cioè, mamma mia, che stress. Ricky, aggiornami. Come procede l'evacuazione? Male. La Roxxon e l'underground sono ovunque. Sembra una guerra. Stai bene? E mia madre? Siamo arrivati con una decina di persone, ma siamo... Ti ricevo male. Genki, dove siete? Ragazzi, siamo quasi veramente agli sgoccioli. Se mi senti, sto arrivando. Resisti, amico mio. Tieni duro. Mamma mia. Mai vista una tempesta così. Mamma mia, che... che casino. Ed ammetto che è il primo gioco che riusciamo a finire in live da quando, diciamo, sono ripartito ufficialmente. Genki, mi senti? Genki? Tenete duro. Arrivo. Ora me ne occupo io. Si distruggeranno qua. Che... sì, Ma mi devo picchiare con questi ancora. Mamma mia. Ma che autorità, autorità! Arrivano altri. Wow! No, tu c'è il cannone e sta... cannone, lancia razzi, stai calmissimo. Maledetto! Mamma mia. Dove stanno questi? Pam! Ci servono altri uomini all'incrocio. Aspetta, manite! Ne stendo uno, ne arrivano tre. No! Sull'underground. Spider-Man ci serve vivo se possibile. Se mamma mia! Quanti sono? Te pigliate della porta della... Mamma mia! Ad
3 scontri sui tetti. Qui si mette male. Deve riprendersi. No, non ri... Oh, ce n'è un altro, ma... Ma basta! Serve aiuto vicino al fist, mandate qualcuno! E finirai schiacciato! Oh, Spider-Man, sotto tiro! Ma quanti sono? Quanti sono, mamma mia! Spero che Gloria abbia evacuato il fist. Vola via, pure tu! Siamo troppi per te, ho notato! Siete ovunque, cioè veramente. Mamma mia. Basta. Ne. Pure io. Dov'è l'altro? Oh, finalmente ci abbiamo. Cosa sta succedendo? Il nostro condominio. Miles, mi senti? Mi sto perdendo nella tempesta. Devo seguire gli spari. Dai, non ci credo. Nascosti nella bodega di Theo. Non si mettono male. Devi fare. Sono nella bodega di Theo. È qui vicino, ma prima devo liberarmi di Roxxon e Underground. Mamma mia, quanti sono. Tra l'altro stanno tipo distruggendo tutto, ma ok. Ok, qua non c'è più nessuno. Arrivano in forze. Ma certo, vogliono giocarsi il tutto per tutto. Scusate se vi ignoro, ma mamma mia. Come si è adagiato, poverino, quello di prima. Ma a parte che veramente sono peggio degli scarafaggi questi. Tutti sono sicuri, ma le strade no. Mamma mia. Mamma mia, oh. Siamo autorizzati a terminare l'underground. Quanti so? L'assegno per fare l'eroe. Ma che sia debole, pienamente d'accordo. Pienamente d'accordo, siete voi che siete tanti. Sì, però, sì. Mamma mia. Avrei bisogno un attimo dello stand. Ah, ma è là quell'infame.
Maledetto. Mamma mia, oh, duri a morire proprio. Oh, finalmente, mamma mia. Ah, che stress. Genki, Genki, dove sei? Riuscite a mettermi in salvo? Chi è? C'è qualcuno? Ragazzi, ragazzi, ascoltatemi. Dobbiamo andarcene, ma non posso portarvi tutti. Ha già iniziato. Oh mio Dio. Ragno avvistato. Via di qui, presto! Oh, finalmente! Hai cose più importanti da fare. Ha ragione. Vai. Qui ci pensiamo noi. Tornerò. Lo so. Lo saprei. Presto, gente! Bussate a ogni porta! Dai che facciamo sto scontro finale. No! Con calma adesso, per essere mod, con molta calma. Tu non sai che stai facendo! È solo quello che si meritano! Ma con quanta cattiveria? No! Il reattore! Krieger l'ha riconfigurato! Non distruggerai solo il Roxxon Plaza! Spazzerai via anche Harlem! Sono stanca di tutte le tue bugie! Cos'è, uno scontro verbale? È troppo tardi. Si mette malaccio, si mette. Oh, la madonna. Quanta cattiva. Non posso permettertelo. Dai che ci picchiamo con l'ultimo combattimento finale. Cos'è, tutta una cazzo incredibile? Non vedi cosa sta facendo il reattore? Distrugge il plaza! Il grande monumento di Krieger! Oh! Oh! Esplode, porterà con sé tutta Harlem. Chi te l'ha detto? Krieger! Ho calcolato tutto! Forse non... Non vedo una mazza, aiuto! Perché non vuoi ascoltarmi? Krieger non può avermi... Non voglio combattere! Parleremo! Sì! Sì, infatti ho detto finiamo direttamente il gioco e buonanotte al secchio, dai. Mamma mia. Che casino terribile. Finn, guarda! Il reattore è ormai al limite. Tra poco non potremo più fermarlo. No! Non fuggirò ancora! Però fine hai un po' rotto le balle, cioè tu e le tue manie di... Eri l'unico che avrei voluto dalla mia parte! Sono dalla tua parte! Se divulghiamo i dati sul Nuform, la Roxxon è finita! Illuso! Non importa a nessuno! Mi dicono che qualcuno si è bugato. Schiva pure, tanto non ti servirà!
l'ho già sconfitto. Posso farlo ancora? Ah beh. Non stavolta. La spada è incastrata. Via col Venom. Olè. Resta fermo. Ma certo. Sto fermo a farmi prendere a cazzotti. Non puoi battermi. Sicuramente. Dai. Hai sentito? Dobbiamo fermare il reattore. Da quando sei così veloce? Da sempre. Forse. Cioè, bellissimo che noi non gli facciamo una mazza, lei ci prende. Mamma mia. Dei conti, che spettacolo. Scusate se mi intrometto, ma volevo giusto tranquillizzarvi. Noi non corriamo rischi in caso di esplosione. Potrebbe saltare in aria tutta l'arma, per quanto mi riguarda. Avete idea dei contratti di assicurazione che ho firmato? Per tutti saremmo vittime dei terroristi. Altro che Roxxon Plaza, sta per nascere Roxxon City. Ci vediamo, ragazzi. No. Devo fermarlo. Ma non così. Sì, non credo che fermare Krieger con... facendo esplodere mezza città sia una buona idea, eh. Sei ancora stanco? So che hai fatto una promessa a Rick. Ovviamente boss finale. Stai indietro. Wow. Volevi la verità? Eccola. Mamma mia il danno. Fermati. Dai, fai la brava. Stai lontano. Volevi bene, Rick. Come puoi difendere il suo assassino? Non lo diff. Non lo diff. Vabbè. Ti ho concesso tutto il tempo di andartene. Ecco. Non costringermi a ucciderti. Non puoi vincere. Perché combatti ancora? Sono Spider-Man. Spider-Man. Ma no. Ma guarda un po'. Ma guarda un po'. La frase più ovvia che abbia mai sentito. Trovate della morte. Ok. No. Aia. Wow, bello. Devo dire che è fighissima sta... Maledetta però. Sta boss fight è veramente bella. Meglio muoversi. Mi dicono che mi abbia fatto del male. Restare fermo, sono troppo veloci. Dove è andata? Ma non è giù. Venga. Te, pia del... L'hai provato! Aia! È finita, vai! Oh mio Dio! Sì. Mamma mia, ma quanti... Ma quanti power-up c'ha sta tizia, però! Aia! Vabbè, Basta ascoltarti! Wow. Non l'hai fatto. Mamma mia. L'hai provato, Miles. Vabbè. Non puoi fermarmi. Ma ci proverò fino alla fine. Quando è che cede? Oh.
finalmente. Mo voglio ride. Posso fermarlo. Addio, Phil. Phil. Che scureggie elettriche. Mi spiace. È tutto ok. What? What? Sì, ma credo che quando lei lo prenda per la gamba, credo sia una vaga citazione. Ah, non so se vi ricordate Hulk che prende Loki e lo spettaccia come un panno del bucato. Poco tempo. Devo... Mamma mia. Cosa? Un ultimo orso. Ragazzi, comunque siamo al climax. Effettivamente fino a... Hai finito di mandare le onde d'urto? Esploderò da un momento all'altro. Beh sì, comunque Dragon Ball, in effetti sì, perché quando lancia, come si chiama, i dischi lì di lame futuristiche, ricorda molto il Kienzan di Krillin. Ho come la vaga sensazione che Miles fa una brutta fine. Le cose sono due: o ci muore o diventa più... ecco, o diventa più forte. No! Finn! Non guardare! Sì, ma il fatto che Miles non è... coso... come si chiama? Beh sì, comunque credo che la citazione fosse voluta, eh. Credo. Ah, questa è la scena del trailer. Ah, hai capito. E la madò. Portali via di qui. Non so quanto potrò resistere. È diventata una bomba? Non so se sentite, ma mi sembra che non abbiano tradotto i dialoghi sotto. Cosa stai? C'è inzainati tipo... Beh, io la tecnologia di questa, cioè, è fantastica. Oddio, che sta facendo? Non posso. È tutto ok. Io non... Lasciati andare. Lasciati andare. Oh mio Dio. Mamma mia. Vabbè. No,
Che finale bomba, letteralmente. Miles! Oddio! Di qualcosa! State tutti... bene? Stiamo bene. Tutti quanti. Finn. Piglia della maschera. Però siamo eleganti, eh. Mamma mia. È così giovane. Ehi, vai via, ragazzo. Ci pensiamo noi. L'avete visto in faccia? Sta cosa ricorda anche un po' Spider-Man 2 su... Spider-Man. Sul... come cavolo si chiama? Sul treno. Ma chi è? Con Doc Ock. È il nostro Spider-Man. Yes. Quattro settimane dopo questo sbalzo. Si vede che è tutto finto. È un fake al computer. Non capite? Sapete con chi avete a che fare? Io vi rovino. Sì, io... sappiamo chi sei. Io vi rovino. Avete capito? Esatto, amici. Simon Krieger è stato arrestato. Aaron Davis, noto anche come Prowler, ha tradito lui e la Roxxon. Davis andrà in prigione, ma forse con una pena ridotta. Gli eventi di Harlem ci hanno insegnato... No, non fate il muro... No, vabbè. Fa la forza. Ok, ci sta. E avere uno Spider-Man di quartiere non è male. È molto bello, Ailey. Gli ha fatto lo You Can See Me, ma che... Guarda, guarda come fa tutto il galletto, guardalo. Credo che ci sarebbe la musica sottofondo, ma per non incorrere in copyright, ovviamente, l'abbiamo dovuta togliere, quindi... Ehi, ragazzo, che fai? Mi prenoto per un turno, ovviamente. Oh, bene. A dopo le vacanze. Ci vediamo. Ehi, bello, com'è? Come va? Tutto ok alla grande. Sarà tornato Peter dalla vacanza, però... Sì, tornato. Ok. Salve. Ehi, devo ancora abituarmi al costume. Fa il suo effetto. È merito mio. Come no? Pete, diventerà mai più facile? Per certi versi sì. Per altri resta complicato. La Roxxon è venuta qui perché ci considera sacrificabili. Me, Rick, Finn, tutta Harlem. Penso sia nostro dovere impedire che possano farla franca. Lo aggiungo al giuramento di Spider-Man. Andiamo? Andiamo. No, eh! No, eh! Quanto figa sta scena, però. Vabbè, signori, io colgo l'occasione, innanzitutto, per ringraziarvi di aver seguito Spider-Man Miles Morales. E soprattutto, dato che non possiamo goderci il finale con la musica per via di questi copyright maledetti,
io colgo l'occasione nuovamente per salutarvi e ovviamente dire anche agli amici di YouTube di considerare l'iscrizione e lasciare un like e se possibile anche un commentino, dato che questa live verrà ricaricata sul canale YouTube. E detto questo, ragazzi, io vi auguro un buon sabato e soprattutto vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!